TG10.it, bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. C'è una chiara disorganizzazione degli enti preposti nell'erogare la giusta assistenza ai cittadini. È il caso dell'UTIN e della ginecologia ostetrice di secondo livello a Gela. Lo ribadisce il Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese, che ha scritto una lunga e dettagliata nota al Ministro della Salute e al Presidente della Commissione Igiene e Sanità, all'Assessore regionale alla Salute, al Presidente della Sesta Commissione ARS Servizi Sociali e Sanitari e al Direttore dell'ASP di Caltanissetta. Per conoscenza è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di Gela. Gela rimane allo stato attuale l'unica sede di UTIN siciliana a non essere stata attivata. Tutto è in alto mare. Ci sono i macchinari acquistati diversi anni fa, ma manca il personale. Per maggiori approfondimenti in merito a questa notizia, vi rimandiamo alla prima edizione del TG10 alle ore 14. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ieri mattina al Palazzo di Città ha incontrato i cittadini che rischiano lo sgombero dalle case popolari di Contrada Scavone. Circa 100 famiglie sarebbero coinvolte nel provvedimento dello IACP. Il primo cittadino ha chiesto all'istituto di sospendere gli sfratti ed indire un tavolo tecnico per trovare delle soluzioni idonee. Della questione sono state informate la prefettura di Caltanissetta e le forze dell'ordine. Va approfondita la situazione dei singoli casi, gran parte dei quali in condizioni di inumana indigenza, dichiarato Messinese, perché sia garantita la loro legittimità e siano tutelati gli aventi diritto. Beve per errore acido nitrico e finisce in grave condizioni all'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di un trentenne del Bangladesh che lavorava in campagna al confine tra Licata e Butera. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'immigrato durante una pausa di lavoro nei campi, anziché prendere la bottiglia dell'acqua minerale, ha preso ed ha bevuto quella che conteneva acido nitrico. Il giovane ospite in un centro SPRAR è stato prima portato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata e poi trasferito ad Agrigento. È stato individuato l'autore della rapina alla filiale Monte dei Paschi di Siena di Corso Umberto I, a Sommatino, avvenuta lo scorso 2 novembre. I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Ciuni, pregiudicato e sorvegliato speciale. Il suo volto era stato registrato dalle telecamere di sorveglianza e diramato a tutti i reparti dell'arma. Il giorno della rapina Ciuni era stato sottoposto agli arresti domiciliari, per cui dovrà rispondere anche di evasione e violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10. Oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.